Ciao ragazzi, ciao a tutti. Vabbè, insomma, speriamo che oggi vada tutto bene. Ieri è stato un problemone. La Time Warner, che è quella che mi offre il servizio di internet veloce, ho telefonato e mi hanno spiegato che stanno facendo dei lavori per cui ci sono alcune zone di Manhattan e del Queens anche, che ieri sono state affette da questo problema. È caduta la linea internet e addirittura non avevo neanche il telefono perché. Come forse molti di voi sanno, qui a New York, negli Stati Uniti, diciamo, il cavo porta telefono, internet e televisione. I dati della televisione andavano, ma il telefono e internet purtroppo erano bloccati. Insomma, questo che è capitato ieri. Dunque, intanto anche oggi una piccola premessa, oggi è giovedì, quindi giornata di housekeeping, può darsi che arrivi la signora che si occupa delle pulizie del camion biancheria, io ho messo come al solito la telecamera questa, così se arriva ve la faccio anche vedere. Va bene, allora, è chiuso queste piccole premesse, ripartiamo da dove ci eravamo lasciati. L'altro giorno, dopo diciamo, il collegamento che ho fatto con Paolo, il mio amico che sta a Brescia, stavo parlando del Lower East Side, che è il posto dove sono andato l'altro giorno. Allora, il Lower East Side, onestamente, io l'ho sempre un po' snobbato, non, è un luogo che, come dire, ho sempre evitato, non lo conoscevo neanche molto bene. Devo dire che è stata invece una bella sorpresa. Fra l'altro, leggendo su Forgotten New York, ho trovato un museo del quale avevo iniziato a parlarvi già l'altro giorno, che è veramente molto 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 interessante. Io vi consiglio di andarlo a vedere. Si chiama The Tenement Museum e si trova su Orchard Street e praticamente è diciamo, un caseggiato di quattro piani. E su ogni piano ci sono degli appartamenti e che sono stati lasciati esattamente come erano alla fine degli anni 800, fine 1800, quando c'è stata la grande immigrazione attraverso Ellis Island di appunto persone che venivano da tutte le parti del mondo. In particolare in questi appartamenti c'erano delle famiglie irlandesi e pensate che la zona di Orchard Street era la zona più popolata del mondo, ci ha spiegato la guida. Quindi in quegli appartamenti, pensate che in tre locali, per dire, c'era una cucina, una living room e una camera da letto, vivevano fino a 20 persone. È stata veramente lì proprio vi dà l'idea di cosa sia stata l'immigrazione in quel periodo. Tenete presente che anche, non so, i servizi igienici non esistevano, c'erano quattro latrine messe nel cortile in comune per tutti e nello stesso cortile dove veniva fatta la lavanderia, dove lavavano, insomma. Ecco, questo ha dato proprio questa idea. Purtroppo all'interno del museo non si possono fare riprese né fotografie, per cui io ho fatto una ripresa dell'esterno e comunque se siete interessati io vi consiglio di andare sul loro sito, si chiama Tenement Museum e così avete proprio un'idea. Va bene, allora bando alle ciance, partiamo subito col filmato e vi faccio vedere appunto l'esterno di questo caseggiato. Eccolo qua. Ecco, vedete, questi panni stesi ricostruiscono un po' cos'era all'epoca la cosa. Vedete, questo piccolo cortiletto, questo qui c'è un gruppo di visitatori. Ecco, vedete, sono queste quattro latrine aperte che erano comuni a tutto il caseggiato. Ecco, queste sono fotografie della ricostruzione, fotografie anche dell'epoca. Qui adesso vedrete. Ecco, Tenement Museum, ecco, queste sono fotografie dell'epoca, guardate il brulicare di gente che c'era in questo quartiere. Queste sono le famiglie dell'epoca, in gran parte irlandesi e in gran parte anche di religione ebraica. Questo è l'esterno proprio su Orchard Street, come oggi ovviamente. Ecco, poi lì vicino c'è questo, questi sono dei manifesti che sono rimasti esattamente come erano. C'è questo museo che li sta preservando, però vedete che piano piano si stanno perdendo ed erano billboard, cosiddetti pubblicitari dell'epoca in cui venivano pubblicizzate la rielezione di un sindaco piuttosto che altri prodotti alimentari e cose di questo tipo.
Ecco, vi consiglio, se ci passate dall'Ourisai, il tour costa $20, dura circa un paio d'ore, un'ora e mezza, 2 ore, però insomma ve lo consiglio. E qui arriviamo invece a un altro posto che adesso vedrete. Intanto questa è tutta zona Ourisai, anche questa sta diventando zona cinese, I cinesi stanno prendendosi anche gran parte di quest'area. Come potete vedere anche dalle insegne dei negozi. Ecco, vedete tutti. Ciao Fetentella, vedo che ti sei collegata, ti consiglio di rimanere collegata perché c'è una sorpresa per te. Ecco, qui intanto questa è una sinagoga, si chiama Eldridge Synagogue, è stata completata nel 1887 e in quel rosone, vedete, ci sono 12 specie di rondelle che rappresentano le 12 tribù di Israele, 12 tribù israeliane. Questo è il ponte di Williamsburg, l'inizio del ponte di Williamsburg. E questa è la sinagoga, vedete. Ecco, vedete, in quel rosone lì nato sono 12 cerchietti tutti intorno, quelli appunto rappresentano le 12 tribù ebraiche israeliane. Questa è una zona, guardate, molto carina, poi lo vedrete, c'è una strada in particolare che secondo me è molto molto carina. Ecco, qui comprano oro, beh, per quanto riguarda l'oro ne abbiamo già parlato ieri con il mio amico gioielliere, per cui avete già un'idea. Ecco, e qui invece arriviamo questa è una banca, una vecchia banca, si chiama Jarmulowski Bank, fondata nel 1873 e dopo la prima guerra mondiale molti dei clienti di questa banca prelevarono i soldi per mandarli ai loro parenti in Europa e la banca fallì, semplicemente fallì, rimase senza fondi e appunto fallì, andò in crash. Ecco, qui invece questa è una vista, questa è la East Broadway, e guardando verso sud c'è questa immagine un po' da torta nuziale, dice la Forgotten New York, vedete, con gli edifici intorno e gli edifici in fondo, insomma, che danno questa visione. Ecco, qui purtroppo c'era una ragazza, vedete, probabilmente tossicodipendente, era lì accosciata e insomma vi ho documentato anche questa cosa, molto triste, ma insomma New York è anche questo, ecco, mettiamola così, c'è anche questo aspetto. Questo invece è un altro luogo, questo si chiama, vabbè, siamo su Henry Street qua, Henry Street Settlement, questo caseggiato è stato costruito nel 1887, 827, scusate, poi sono riuscito anche a entrare. Ho chiesto se mi facevano entrare perché adesso questo è un luogo che fa opere di solidarietà, assistenza sociale, eccetera. E la particolarità è che lì in basso, vedete, ci sono queste griglie nere, queste si chiamano back porch, che sono praticamente tipiche di quell'epoca e ne sono rimaste poche in questa zona. E queste sono state appunto preservate e questo è diventato anche questo un landmark storico per questo aspetto. Queste specie di giardinetti, non so come chiamarli, di patio, neanche non è un patio. Questo è sempre sul ponte di Williamsburg, questo è l'inizio. Qui ero andato a cercare una cosa che poi comunque non ho trovato, per cui mi sono spinto. Qui siamo proprio all'estremo est, Lower East. Zona molto popolare, ho chiacchierato con delle persone che aspettavano dei bambini che uscivano da scuola e tra l'altro un'altra cosa che ho scoperto è che nell'orario di uscita dei bambini dalle scuole ci sono i specie di vigili che si mettono sulle strade per fare in modo insomma, che ci sia anche una certa sicurezza. Ecco, e qui invece sto tornando
verso la zona un po' più centrale. E questo, ragazzi, qui adesso io vi dico, soprattutto in Clinton Street, io vi consiglio di andare perché è pieno di questi posti, questo Whiskey World, tutti localini veramente molto 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 carini. Mi ha ricordato un po' la mia gioventù, insomma, sentivo anche profumi di incenso, cose di questo tipo, ma veramente è una cosa un po', non so come dire, forse anni 60, non lo so. Comunque è veramente molto molto carino, ve lo consiglio. Clinton Street, la fate, è appunto pieno di questi posti. Vabbè, questo adesso è un posto dove vendono alcolici, però insomma sono tutti molto molto carini, sono cose anche particolari. Questo si chiama Phillies. Ecco, Clinton Street, vedete, qui siamo all'incrocio con Remington. Ecco, questo vedete, tutto pieno, pieno, pieno zeppo di localini, ristorantini. Secondo me è una buona alternativa al village. Ecco, questi fanno. Questo è un posto italiano, prosciutto Dalai si chiama, e fa tutti questi piccoli panini, formaggi, piccoli stuzzichini. Poi mentre camminavo lì, siamo in periodi di calcio, per cui ho sentito anche. Qui qualcuno aveva segnato, adesso non so che squadra, forse quella, non so se era Sudafrica o il Brasile, non lo so, adesso non mi sono fermato. Ecco, anche questo pieno di. Sì, un po' da figlia di fiori, hai ragione Fedente. Un pub, guarda l'interno di questi localini. Molto molto particolari. Questo sushi, sake bar, se volete mangiare il sushi e bervi del sake, questo è un buon posto. Io l'ho fatta di giorno, però secondo me se si fa di sera è molto più animata, molto più viva. Qui ho visto che c'era anche un ristorante francese, facevano le crepe, insomma, proprio carino, carino, carino. Ecco, qui invece siamo su Houston Street. Vi ricordo che Houston si pronuncia appunto Houston e non Houston, perché se no non vi capiscono a New York. E qui siamo di nuovo all'incrocio con Orchard Street. E qui c'è un paio di posti carini. Questo si chiama Bergalet, no, Bereket, ed è un posto dove fanno cucina turca. Se volete, non so, kebab, questo è segnalato appunto dalla Lonely Planet, da persone che, insomma, che vanno lì a mangiare e dicono che è proprio pieno di delizie. Io non mi sono fermato, ma pieno di delizie turche. Se volete della cucina turca andate qui, si trova su Houston Street. Mentre invece più avanti, adesso lo vedrete, c'è un altro posto, questo, che si chiama scusate, Jonah Schimmel Bakery, e fa questi knish, che sono dei prodotti tipici della cucina ebraica, è una specie di panetteria, ecco. Avete visto, originale dal 1800, cos'era, 1880, adesso mi è sfuggita questa cosa. Dal 1910, ecco, qui mi fermo e torno in video un attimo io. Ecco, questa è stata la giornata nella quale appunto, ho girato nell'Uorista. Pensate che ho passato un'ora e mezza, quasi 2 ore in quel museo dopo che ho fatto la trasmissione qui, quindi il tempo che mi è avanzato non era tantissimo e quindi ho girato queste cose. Poi la sera, invece, pomeriggio avanzato,
sono andato insieme a Mary Libellula, siamo andati a trovare un utente del forum il cui nickname è Glottis, probabilmente Fetentella se lo ricorda perché era anche la pizzata di 2 anni fa qui a New York, e adesso lui sta tentando si è trasferito qui a New York da un paio di mesi, sta tentando di aprire un'attività sua, mi ha spiegato un po', insomma, una cosa sulle scuole di inglese per manager, insomma, una cosa un po' complicata, adesso non vi rifaccio, e però lui vive in un palazzo che si chiama Churchill, The Churchill Building, che si trova sulla Seconda Avenue e la 40ª strada. E mi ha portato sul rooftop di questo building, dal quale si ha la vista che adesso vi mostro, che è questa, vedete? Quello è il Palazzo dell'ONU e quelli sono i palazzi di Tudor City. Tudor City è un quartiere storico, anche questo, nella parte est di Manhattan. Quello è intanto il ponte di Queensboro. Poi domani la vedi, se vuoi, te la vedi sulla fotografia. Sì, Matteo, esatto, proprio lui. E ecco, questi sono palazzi appunto di Tudor City, che è questo quartiere, e guardate che bellezza, addirittura dei giardini ci sono sopra l'ultimo piano, e si ha tutta la vista dell'East River e della parte del Queens, dall'altra parte, e di Brooklyn verso sud, ovviamente. Quella è la FDR, la strada che costeggia tutto Manhattan. Ecco, vedete, proprio dei giardini, sono proprio all'ultimo, sul rooftop di questi palazzi, sono proprio dei giardini. Questi sono palazzi molto antichi, antichi insomma, relativamente, stiamo parlando dei primi del Novecento, e sono rimasti in Tudor City, vedete, sono rimasti così come sono, proprio come esempio di quel tipo di architettura, ma secondo me sono proprio belli, belli, belli. Sono ovviamente attualmente ancora abitati. Lì dietro, vedete, c'è il Palazzo delle Nazioni Unite, il Palazzo di Vetro. Ecco, questa è la vista sempre da questo rooftop del Chrysler, e lì a fianco c'è anche l'Empire, vedete. Di sera, adesso non sono andato qui sopra di sera, ma deve essere una cosa splendida. Poi siamo andati a mangiare fuori insieme in un ristorante che si chiama Da Andrea, che vi consiglio anche questo. Si trova sulla 14ª e mi sembra la Seconda Avenue, Madison, insomma, comunque si chiama Da Andrea, e i gestori sono bolognesi e si mangia divinamente. Cucina italiana, abbiamo mangiato del prosciutto crudo come antipasto, che era di una dolcezza, guarda, veramente buonissima, come potrebbe essere un San Daniele, e poi un risotto con lo zafferano e le capesante. E lo zafferano non era la solita polvere di zafferano, ma abbiamo visto i pistilli, per cui è cucina veramente ottima. Adesso comunque poi lo vedrete. Tanto qui siamo sempre su questo rooftop. Ecco, ognuno si apre il proprio spazio, anche vedete, su queste specie di balconi. Ecco, ho pensato che poteva essere una bella idea. Ecco, guardate, questo si trova su un terrazzo, sta con un tavolo che stava pranzando, per guardate dov'è. Anche questo, vedete, anche questi sono questi terrazzi. Questo ho voluto, insomma, mi rendo conto che è anche un po', come dire, lunghina come cosa, però secondo me meritava di essere documentata, perché è veramente una vista mozzafiato. Ecco, questo è il risotto che mi sono mangiato, andiamo lì al ristorante insieme a Mary. Buon appetito, Ecco, questo è Matteo Glottis.
Veramente ottimo, guardate, da Andrea, gli faccio pubblicità perché merita. Abbiamo bevuto del vino bianco loro, della casa, neanche sì, il prezzo è assolutamente normale. Ecco, poi siamo andati su quest'altro rooftop sul quale ci ha portato appunto questo ragazzo Matteo, e guardate che vista che c'era di sera dell'Empire State Building. Guardate che vista che c'è, proprio bellissimo. Faceva un po' freddino, devo dire la verità, eh? Cioè, faceva un golfino, però insomma, meritava. Qui sotto l'Empire, ragazzi, non sapete cosa ha fatto Lino stasera. Ve lo racconto fra due puntate. Non è blog. Questa è Mary che diceva: non sapete cosa ha fatto Lino stasera. No, in realtà non ho fatto niente di sconveniente, ve lo dico, magari potrebbero esserci degli equivoci. Cosa, perché in aereo non ho elicottero, non ho il minimo problema. Invece no, zero. Non so perché. Questa è la skyline notturna da questo rooftop. Poi qui ci siamo incontrati con alcune persone. Adesso non voglio approfondire troppo, ma insomma diciamo che sono questi un po'. Intanto torno in video io perché questa è finita. Sono questi viaggi un po' della speranza, nel senso che sono persone che magari hanno dei bambini con malattie che sono date, come dire, senza speranza in Italia, o comunque destinati magari a sedie a rotelle e a carrozzine, e invece qui sembra che ci siano delle cure più avanzate, per cui. Insomma, fanno persone che magari anche non sono totalmente abbienti, fanno delle collette attraverso giornali, cose, insomma, riescono a venire qui, stare qui un po' di tempo, fare terapia per questi bambini. Adesso non so, ovviamente adesso non mi hanno raccontato che le cose, se non voglio approfondire troppo la cosa, però insomma, tenete presente che in America c'è anche questo aspetto, quindi queste persone che sono disposte a fare tantissimi sacrifici per cercare di avere una soluzione a problemi che in Italia vengono dati per disperati. Va bene, chiuso questo argomento un po' così così, e torniamo invece, veniamo alla giornata di ieri. Allora, ieri sono andato verso il Pier 17, il South Street Seaport, è la parte sud-est di Manhattan dove c'è l'antico porto, dove c'è l'antico porto, c'è l'antico mercato del pesce. Poi adesso io, guardate, non so dirvi se lì c'è ancora il mercato del pesce. L'ho documentato e ogni volta che vengo qui vado lì a cercare se vendono pesce, ho sempre trovato tutto vuoto, come se fosse un capannone tutto vuoto. È ancora lì, però non ho mai visto nessuno che vendesse del pesce. Comunque, andando verso il South Street Seaport, ho fatto ho preso alcune inquadrature sempre segnalatomi da Forgotten New York, quindi adesso vado avanti così vi mostro anche questo aspetto. Adesso arriva, un attimo solo. Eccolo qua, qui siamo in Fulton Street, Fulton Street, come dicono gli americani correttamente. E qui ci sono un po' di cose anche qui antiche da mostrare. Ecco, questa per esempio, questa è una stazione della metropolitana e questo segno, questo ormai non si legge più, ma è stato installato nel 1930 e poi tutta questa costruzione è stata ricoperta con una facciata, vedete, copia facsimile typewriter nel 1970 purtroppo, e quindi si è persa un po' anche la bellezza di questo building, dove c'era appunto questo segno e dove, insomma, ecco, vedete, adesso lo vedrete lì, ci sono ancora queste lampade originali che sono rimaste così come sono, che erano a gas, credo. Non so se erano a gas o a petrolio, ma più probabilmente a gas. Qui siamo all'incrocio Nassau e John Street, e qui c'è un altro posto che adesso vi segnalo, che
Questo si chiama Canaan, è stato costruito nel 1893 e la cosa particolare è, a parte questi rosoni, queste cose, vedete che c'è le immagini di Benjamin Franklin, e però fra queste immagini manca quella di George Washington, che era quella che era stata messa lì in origine, poi non so perché, ma è stato tolto. E questa è la parte anteriore in basso, è stata fatta tutta in ghisa. Questa è la particolarità di questo posto, che insomma era stato costruito con questo materiale. Ecco, come al solito, il consiglio che vi do: guardate sempre mezz'aria, non guardate mai per terra e non guardate mai le cime dei grattacieli. Guardate mezz'aria, troverete delle cose particolari. Questo è CVS Pharmacy, questo è un posto dove vendono anche qui generi di medicinali, cose di questo tipo qua. Sì, questo è sempre questo palazzo, vedete, questa cosa è in ghisa, quegli archi sono tutti fatti in ghisa. Questa è la zona, diciamo, vicino al Financial District, ecco, zona vicino a Wall Street, da quelle parti, una Fulton Street, c'è anche una fermata della metropolitana. Ecco, invece questo è un altro posto, si chiama Excelsior Power Company, è una vecchia fabbrica di generatori elettrici, e anche questa insegna è stata fatta tutta in ghisa, è stata costruita nel 1888, vedete, e adesso ovviamente non fanno più generatori, a tutt'altri scopi. È destinata però, insomma, l'insegna l'hanno lasciata lì come memoria di questo luogo. E il lampioncino che vedete lì a sinistra, che si intravede, è anche quello originale. Tanto qui, come al solito, a New York, soprattutto in questa zona, stanno lavorando, stanno costruendo veramente l'inverosimile. Ecco. Questo invece, stiamo scendendo sempre verso il Pier 17, è il Memorial al Titanic. È stato praticamente destinato questo vecchio faro alla memoria delle vittime del Titanic. L'edificio del quale faceva parte questo faro è stato demolito, ma fortunatamente questo faro è sopravvissuto, e per cui l'hanno appunto destinato appunto come memorial. Invece quello che adesso li vedete lì a fianco, questo si chiamano Schimmerhorn Row, costruito tra il 1810 e il 1812, e tanto vi faccio vedere anche questa limousine che ho inquadrato, perché l'ho vista lì, l'ho inquadrata. E quella costruzione, vi dicevo, che ospitava degli uomini d'affari che utilizzavano il traghetto che a quell'epoca andava da Manhattan a Brooklyn, e quindi anche questo è rimasto come luogo storico. Questa è la parte, diciamo, che si affaccia appunto sul Pier 17, dall'altra parte della strada, praticamente di Water Street. E questa costruzione, appunto, che se andate lì la vedrete sicuramente, perché è molto particolare. Questo Bodies è una mostra permanente di pezzi umani trattati con un procedimento particolare che li mantiene conservati, ed è molto scientifico. Io ci sono andato, non mi ricordo se 2 anni fa, è molto scientifico, non è assolutamente macabro, e ci vanno anche le scuole dei bambini, ci portano i bambini delle scuole per vedere queste cose, e danno, come dire, una specie di lezione di anatomia del corpo umano con campioni reali. Questa è la piazzetta,
prima di arrivare al Pier 17. Anche qui molti localini, ristoranti, questo è molto più turistico. E ecco, un'altra cosa particolare che non ho inquadrato ma che c'è è Abercrombie & Fitch, una filiale che c'è anche qui, per cui se andate sulla Quinta e vedete che c'è molta gente, insomma, non riuscite a entrare. Invece, se passate da queste parti, sappiate che c'è Abercrombie & Fitch anche lì ed è molto più accessibile, molto meno affollato. Ecco, questo è il mercato del pesce. Io l'ho sempre visto così, non ho mai visto bancarelle, probabilmente è stato abbandonato, probabilmente non è più lì, però è rimasto questo capannone nel quale appunto veniva appunto venduto il pesce. Tenete presente che New York si affacciava, cioè c'era un sacco di navi, insomma, di pescherecci, per cui c'era proprio anche la vendita del pesce. Ecco, qui siamo sul Pier 17, questa è la zona abbastanza turistica, e qui c'è questo veliero, c'è poi alcune chicche che adesso vi dirò. Ecco, dunque, qui sulla destra poi approfondirò questa cosa. Lì c'è, diciamo, questa costruzione a tre piani dove ci sono negozi, eccetera. Ecco, intanto, aspetta, mi fermo su questo, Ambrose. Questo è l'ultimo dei tre fari galleggianti del porto di New York. È stato in attività dal 1900 al 1966, quando poi è stato sostituito, questo e gli altri, da dei fari, diciamo, su tordi fissi. Lì avete visto il Water Taxi, quello giallo, che è un'attrazione turistica. E questo è il Pier 17, appunto adesso poi ci entrerò, per cui vi mostro anche l'interno. Ecco, intanto lì vedete la vista del ponte di Brooklyn, con dietro il Manhattan Bridge, poi dopo ancora il Williamsburg Bridge, e poi, vabbè, poi c'è il Queensboro, ma da qui non si vede. Ecco, questo è proprio l'inizio del ponte di Brooklyn da Manhattan, visto dal Pier 17, che arriva appunto a Brooklyn dall'altra parte. Ecco, questo è invece, sono i tavolini all'esterno di un ristorante che io vi consiglio, si chiama Harbor Lights. È un po' caro, diciamo che, però è una giusta, secondo me, alternativa a The View. Se volete fare una cena particolare, un anniversario, una cosa così, io vi consiglio di andare lì perché soprattutto la sera si cena con questa vista dei ponti sull'East River illuminati. Vi garantisco che è molto 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 bello. Si mangia bene. È leggermente caro, questo sì, però insomma, se dovete, non so, come dire, festeggiare un anniversario, una cosa, un anniversario, un evento particolare, andateci perché è una buona alternativa a The View. Ecco, sicuramente costa meno del The View, e ha una vista diversa, ma altrettanto suggestiva. Ecco, qui è l'ingresso al Pier 17. Qui vedete, pieno di negozietti. Ecco, prezzi bassi, ho visto dei capi d'abbigliamento, adesso non so di che qualità, magari hanno un'importazione cinese, non lo so dire, però ho visto dei prezzi molto bassi. E qui appunto ci sono questi negozi che vendono un po' di tutto, cioè dall'abbigliamento, le scarpe, i gadget, giocattoli, insomma un po' di tutto. Addirittura sono i posti dove, per andarsi a tatuare, insomma. Bigiotteria, insomma, veramente di tutto. È una specie di centro commerciale. Ecco, Victoria's Secret per la felicità delle ragazze.
proprio un centro commerciale, e all'ultimo piano, al terzo piano, è pieno di, non so come dire, non sono proprio ristoranti, sono posti dove uno va lì, compra da mangiare e si siede in un'area comune, per mangiare appunto quello che ha preso. Non so, c'è Nathan's dove mi sono fermato io a mangiare un würstel ieri, oppure c'è, non so, altri posti che vendono il pesce, il sushi, oppure panini, insomma, ognuno vende le sue cose. E poi c'è quest'area comune, come spesso accade nei cosiddetti mall americani, su questi centri commerciali dove c'è appunto un'area dedicata alla ristorazione. E praticamente intorno appunto a questi chioschi dove si compra da mangiare, e al centro c'è un'area dove ci si può sedere e mangiare e consumare. Ecco, Timberland, adesso lì non c'erano i prezzi, ma insomma suppongo che non fossero carissimi. Le Timberland, comprare a New York conviene, ve lo dico. Rispetto all'Italia i prezzi sono, anche se non andate nei posti dove le vendono scontate, ma rispetto all'Italia i prezzi sono decisamente più bassi. Se poi andate appunto al Century 21 o la zona di Macy's, queste cose qui, insomma. Ecco, questo è il ristorante che vi dicevo, Arbor Lights. Adesso vedrete anche che vista sia da lì. Questo vedete, sono i tavoli che sono all'esterno. Ecco, vedete, questi sono i tavoli all'esterno. E mentre uno cena, soprattutto di sera, ha questa vista dei ponti illuminati. Vi assicuro che vale la pena. Io l'ho fatto una volta e vi assicuro che ne vale davvero la pena. Ecco, vedete, questa è la zona che vi dicevo, vedete, Subway per fare i panini, ci sono tutti questi chioschi tutto intorno, e poi al centro ci sono quei tavoli con le sedie dove uno va a consumare quello che si è comperato. Si siede, beve, mangia e beve tranquillamente. Ma è pulito, ho visto mentre ero lì che mangiavo, vedevo che c'erano degli addetti alle pulizie che continuavano a passare, a pulire i tavoli. Adesso non so neanche da chi siano stipendiati, probabilmente da tutti questi chioschi, probabilmente insomma, hanno fatto un accordo per stipendiare queste persone, ma è veramente sempre molto pulito. Ecco, e qui un attimo mi fermo e torno in video io. Ecco, e questa è stata la giornata di ieri. Insomma, mi è sembrato carino, no? Farvi vedere anche, a parte diciamo, le chicche di Forgotten New York, anche insomma, una vista un po' più turistica, ma molti di voi probabilmente sono già stati, però magari qualcuno che non c'è stato ho dato un'idea di quello che si vede in quella zona. Poi ieri sera invece siamo andati a mangiarci una pizza, eravamo in otto. Eravamo io, Mary Libellula, una mia collega con una sua amica che sono venute qui a New York per la prima volta, tra l'altro. Poi c'era Conte Dracula del forum insieme alla sua ragazza e Anna 78, altra utente del forum con suo marito. Siamo andati lì al numero 28 a mangiare, però prima di arrivare lì con questa mia collega, siccome era la prima volta che veniva a New York e non l'aveva ancora visto, l'ho portata nel Greenwich Village, nel West Village, dove sono andato a documentare una cosa che dedico a Fetentella, che adesso mostrerò appena faccio partire il filmato. No, aspettate, ho sbagliato, state tranquilli, questo. Eccolo qua, vado. Questo è il cantuccio, eccolo qua. Questo è un negozio dove vendono i cantucci di Prato, li fanno lì. Ho parlato con i gestori del posto, è veramente un posto molto molto carino, ragazzi. Vedete, molto pulito Vengono anche. apprezzati i cartucci a New York o no? Che? Vengono apprezzati i cartucci, Sì, cioè. moltissimo. Qui ho chiacchierato con i proprietari, ho chiesto se erano apprezzati i cantucci in New York, ho detto sì, si dice tantissimo, noi abbiamo diciamo, una buona clientela, quindi. Questa, ecco, poi qui in pizzeria, vedete, c'era Mary, c'era questa mia collega, c'era questa sua amica,
Poi quello è il marito di Anna 78, ecco, è quella lì in fondo, vedete? E poi qui a fianco a me, adesso poi lo vedrete da un'altra parte, un'altra visuale, c'è la Conte Dracula, che, col quale ogni tanto ci vediamo anche a Milano, tra l'altro. Ecco, lì in fondo con Anna, che è la sua ragazza. Insomma, abbiamo passato la serata lì, poi dopo, finita la pizza, come al solito, li ho portati al Back Fence e siamo andati a sentire un po' di musica. Ecco, e qui finisce la cosa di ieri sera. Quindi, niente, insomma, vabbè, è stato, credo, ecco, insomma, ho mostrato un po' di cose e finalmente siamo riusciti a vedere anche questo cantuccio che avevo promesso a Fetentella e quindi, insomma, sono andato lì e così. Secondo me, guardate, adesso magari ci tornerò, magari qualche cantuccio me lo compro, perché ho visto che li fanno proprio come li potrebbero fare a Prato, insomma, proprio non, stessa cosa, stesso li fanno loro, ho visto il forno di dietro, per cui, boh, vabbè, insomma, adesso non ho visto esattamente quanto costassero, ma insomma, magari me ne prendo un po' qualcuno e me lo vado lì a mangiare. Ok ragazzi, beh, insomma, credo oggi è stata una puntatina, una quarantina di minuti, insomma, abbiamo recuperato un po' anche quella dell'altro giorno. Io per oggi non ho altro da mostrarvi, la donna delle pulizie non è ancora arrivata, quindi arriverà. Oggi ho intenzione di andare in un posto, vediamo, il tempo è decente, un po' sereno, un po' nuvolo, ma insomma non piove, quindi andrò in un posto che adesso non vi dico e che vi mostrerò domani. Vi ringrazio di essere stati qui come al solito con me oggi, vi do appuntamento appunto domani e vi saluto col solito e grandissimo ciao!